Oltre 41.000 dosi di vaccino antinfluenzale somministrate dalla ASL sino ad oggi in tutta la provincia. Sul piano della prevenzione, questa è una delle priorità indicate dall'azienda guidata dal manager Ferdinando Romano, grazie pure al supporto delle farmacie e dei medici di famiglia. Una campagna massiccia che riguarda anche i bambini con tre punti, l'Aquila, Sulmona e Avezzano. La campagna, insomma, procede spedita e l'obiettivo è vaccinare soprattutto ultra 65 anni e persone a rischio, considerando che si può immunizzare in contemporanea anche con il vaccino anti-Covid, che procede più lentamente, ma va. L'ARS si sta muovendo, si è mossa con largo anticipo, si è mossa, tanto avete visto i dati, già abbiamo vaccinato moltissime persone, quindi un grande successo della campagna. Non solo, c'è una funzione proattiva sulle fasce fragili, vengono chiamate alla vaccinazione. Chiaro, l'influenza oggi è diventata la vaccinazione dominante, quella che comunque rappresenta un elemento di prevenzione fondamentale, ricordiamo sempre gli anziani e i pazienti con patologie croniche debilitanti. C'è la campagna Covid, lì ovviamente nasce in parallelo con questa stagione che, in cui la diffusione del virus sembra si sta aumentando. Resta comunque fortunatamente una dimensione di malattia sufficientemente accettabile, che non siamo più al 2020-2021 in cui veramente abbiamo sofferto moltissimo e dove abbiamo visto soffrire moltissime persone. Stiamo coniugando il nostro impegno, il nostro sacrificio, quello dei medici di famiglia, che è diventato importantissimo, e quello delle persone, per fare che cosa? Per fare che sia una provincia in cui l'influenza contiene moltissimo i suoi effetti.